vedere la mobilità come un intero sistema. Siamo fra le tre città capofila di un progetto PNRR, in cui poi se ne sono aggiunte altre e poi anche alcune regioni come la Campania. È un modo per vedere in maniera del tutto interdisciplinare, come un sistema, i trasporti di base, ma poi ci si aggancia con tantissime altre informazioni, possibilità di gestire biglietti, teatri, tassi, aliscafi, treni. Quindi diciamo si parte dalla rete della mobilità per avere un sistema fortemente interconnesso. Oggi e domani nel complesso universitario Federico II di San Giovanni a Teduccio, il convegno nazionale MaaS for Italy, innovazione, sperimentazione e sostenibilità per la mobilità del futuro, organizzato dal Comune di Napoli, città protagonista della prima fase della sperimentazione, è l'occasione per scoprire i risultati e le sfide tecnologiche e sociali del programma legati alla sperimentazione del progetto Mobility as a Service for Italy, nato nel contesto del PNRR e gestito dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Partecipano alla 2 giorni i rappresentanti del governo, delle città e dei territori delle sperimentazioni, oltre che opinion leader sul tema delle innovazioni tecnologiche applicate alla mobilità del futuro, per confrontarsi sullo sviluppo di scenari alternativi di mobilità urbana cooperativa, connessa e autonoma, applicati nei Living Lab. Il progetto è in una fase assolutamente sperimentale, però diciamo, raccoglie l'interesse di tutti gli operatori del settore a livello locale, ripeto, a livello nazionale, perché costringe tutti gli operatori peraltro a digitalizzarsi, a informatizzarsi, a mettere in rete le diverse informazioni, e questo è indubbiamente un approccio un po' rivoluzionario, perché la tendenza è che ogni soggetto, ogni operatore si chiuda su se stesso o comunque abbia la propria nicchia di settore e non metta a sistema le informazioni che gestisce in qualche modo e poi metterle allo stesso tempo a servizio dei cittadini. Pensare di utilizzare l'innovazione digitale per migliorare la qualità dei servizi dei cittadini in un ambito che è quello della mobilità, che ha un impatto diretto sulla qualità della vita nei contesti urbani ed extraurbani, quindi un progetto molto importante dal punto di vista sociale e anche diciamo, per l'impatto ambientale che può avere e per l'incentivo che può avere all'utilizzo del trasporto pubblico. E le peculiarità dell'impostazione sono anche interessanti, perché è un progetto sperimentale in quanto una parte di coordinamento centrale, quindi un approccio comune alla condivisione dei dati, la messa a disposizione di una piattaforma comune, ma lascia spazio a degli esperimenti basati sulle peculiarità dei territori.